Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con informazioni locali di TG Parmense. Questa sera iniziamo con una notizia diversa rispetto al solito. Non parliamo come prima notizia di coronavirus, ma del fondo di solidarietà comunale. Vediamo di che cosa si tratta. Quella che state vedendo si può definire una ruota della fortuna, nel senso che i paesi più piccoli, con la fetta più piccola, sono quelli più ricchi, più fortunati. Infatti, questa torta rappresenta l'importo a cittadino del Fondo di Solidarietà Comunale. Abbiamo preso in considerazione per i comuni della provincia di Parma alcuni dei comuni che si posizionano dal settimo al 25° posto su più di 40. Abbiamo escluso tra questi 7-25 alcuni dei comuni. Questo cosa vuol dire? Che il Fondo di Solidarietà Comunale altro non è che un fondo fatto apposta per ridurre le differenze tra i diversi comuni. Cosa vuol dire? Che i comuni più ricchi dallo Stato prendono un po' di meno rispetto ai comuni più poveri. Questo cosa vuol dire quindi? Che il comune più ricco tra quelli che abbiamo preso in considerazione è Varano Melegari. Al secondo posto abbiamo Medesano, poi abbiamo Noceto, Salabaganza. Quelli che hanno più bisogno, quindi che sono più poveri, dovrebbero essere a questo punto Fidenza, Solignano e Langhirano. Le cose che però fanno pensare sono queste. Ci si viene a chiedere, ma come mai Collecchio risulta essere meno ricco di Medesano e Varano Melegari? Ma soprattutto, come si può pensare che Borgo Taro sia più ricco di Fidenza? O di Langhirano? O di Solignano? Questo è il problema di fondo. Questo fondo perequativo vuol dire proprio di rimettere a posto un po' le differenze. È un fondo perequativo che ha un senso, avrebbe rivisto, perché tutti noi sappiamo che molto probabilmente così non è. Borgo Taro ha molte meno opportunità di Fidenza, sia da un punto di vista lavorativo che di risorse, che di opportunità. Lo stesso può valere per Collecchio rispetto a Medesano e a Varano, ma sicuramente anche il rapporto tra Collecchio e Fornovo è molto diverso, perché la distanza tra Collecchio e Fornovo in quantità è di 0,2 euro per ogni abitante in più. Quindi Collecchio percepisce solo 0,2 euro abitante in più rispetto a Collecchio, ma come sappiamo la differenza tra i due comuni è non solo abissale, ma ancora di più. Ma lo stesso anche tra Collecchio e Medesano. Tutti hanno chiaro che sembra che Collecchio sia molto più ricco, offra molte più opportunità di Medesano. Questa non vuole essere una guerra tra poveri, ma semplicemente chiedersi se questa definizione, questa modalità di definizione di come vengono attribuiti i fondi per ridurre le differenze tra ricchi e poveri sia una scelta fatta in maniera corretta. Insomma, per poter riuscire a raggiungere una giusta equità tra i vari paesi, tra i vari territori, bisogna lavorare molto, ma soprattutto bisogna cercare di essere onesti, giusti, corretti e quindi dare più sostegno a chi effettivamente ne ha più bisogno. Ovviamente non è una polemica verso nessuno, ma semplicemente una valutazione di quella che è la situazione confrontata con quello che è il normale sentire da parte di tutti i cittadini, anche dei paesi più ricchi e più fortunati, che si vedono in questo momento davanti a quelli un po' meno fortunati. E siamo certi che anche loro abbiano un po' di senso di giustizia che gli fa capire che se effettivamente le cose sono così devono essere cambiate, anche se piccolo in piccola misura, perché gli importi non sono elevatissimi, va a loro detrimento. Ma andiamo avanti, adesso passiamo invece a quelli che sono i numeri del coronavirus per ciò che riguarda il comune di Medesano. Questo è un post che abbiamo trovato sulla pagina Facebook del comune, no, sulla pagina Facebook del sindaco di Medesano, Michele Giovanelli. E riguarda la situazione contagiati a Medesano al 20 di aprile. Attualmente i casi riscontrati sono 81, di questi 17 sono ricoverati presso le strutture ospedaliere della nostra provincia, mentre 19 sono in cura presso le proprie abitazioni private perché sulla via della guarigione. Purtroppo sono 26 i nostri concittadini che hanno perso la vita in queste lunghe settimane di crisi sanitaria. È doveroso sempre mandare un messaggio di vicinanza ai loro cari. Non so quando potremo celebrare funzioni religiose per salutare ogni singola persona che ci ha lasciato, ma lo faremo in accordo con i parroci di tutte le nostre comunità. Un dato in costante crescita è quello dei guariti, salito a 19, quindi ben due di più rispetto a quelli attualmente ricoverati. 5 persone in più rispetto all'ultimo aggiornamento di venerdì scorso.
Continuiamo a camminare insieme sulla strada dell'osservanza delle restrizioni in materia di distanziamento sociale. Lo stiamo facendo con grande senso di responsabilità e siamo consapevoli che è sempre più pesante e difficile rinunciare alla nostra quotidianità. Il prossimo servizio riguarda la ripartenza, ma anche chi rischia di non farcela ripartire. È un servizio del nostro Cesare Groppi ed è legato a un'intervista che ha realizzato con il sindaco di Solignano, Lorenzo Bonazzi, nei giorni scorsi. Vediamo cosa ha detto a proposito delle possibili non ripartenze di alcune attività, ma soprattutto anche dell'importanza dei negozi di prossimità. C'è il pericolo che qualche piccola attività non apra più. E poi quanto sono stati importanti i negozi di prossimità, quelli piccoli? Allora parto dall'ultima parte, proprio allora sì, i negozi di prossimità, noi abbiamo qualche negozio all'interno di Solignano e sono fondamentali per il territorio del capoluogo. Ecco, poi come sono fondamentali, poi il nostro comune è un comune complesso, 70 km quadrati abbondanti, dove si suddivide in due vallate, Valle Taro e Valle Ceno. Di conseguenza noi la grande difficoltà del nostro territorio da gestire sotto l'aspetto della consegna, i nostri volontari splendidi della Protezione Civile che hanno portato e stanno continuando a portare in giro la spesa a chi ha bisogno, a chi era in quarantena, tutte le necessità, e consegnare le mascherine, e tra l'altro le consegniamo anche su telefonata, nel senso che noi abbiamo messo a disposizione un numero di telefono che è stato pubblicizzato in tutti i contesti, e si trova anche sul sito del comune, sul sito Facebook, la pagina di Facebook del comune, in modo da poter dare tutti gli aiuti possibili. Allora dicevamo, i negozi di prossimità, i negozi del territorio sono fondamentali, certo è che sono su due vallate, la Valle Taro e la Valle Ceno, perciò il comune di Varano per la zona di Specchio, Varano e Varsi, parte di Varsi, perché lì andiamo, molti dei nostri cittadini vanno a fare la spesa e gravitano in quelle zone, stessa cosa per Rubiano che grava su Ramiola e su Fornovo, perché a Rubiano non c'è nessun negozio da alimentare, mentre invece sul capoluogo diciamo che ci sono dei negozi territoriali, tipo, cioè, vabbè, al di là della farmacia, che vanno ringraziati tantissimo la disponibilità del farmacista, del medico, in particolar modo del medico che fa più ore di un orologio, e mi sia consentito proprio dire questo, e perché la sua disponibilità e l'attenzione verso a quelli che sono i nostri cittadini è sempre stata immensa e adesso ancora di più. E un ringraziamento va a lui e a tutte queste persone, il negozio di alimentari, la macelleria. Abbiamo anche piccolo medio supermercato che ha avuto non sempre la disponibilità di tutte tutto quello che serviva, adesso sta cercando di rifornirsi costantemente. È una situazione dove di collaborazione generale, questo devo dire che sono stati fondamentali e sono tuttora fondamentali. Ora andiamo al prossimo servizio, un servizio che riguarda il comune di Collecchio, in particolar modo riguarda i numeri, la crescita dei numeri dei decessi in periodi equivalenti dell'anno scorso. Vediamo come sono andate le cose a Collecchio rispetto all'anno scorso. La situazione anche a Collecchio per ciò che riguarda l'emergenza coronavirus sta migliorando, ma è stata dura, in particolare sul numero dei decessi rispetto allo scorso anno. L'impennata è stata impressionante. A febbraio di quest'anno si è passati da 10 casi del 2019 a 13 del 2020, solamente per fortuna più 3, ma a marzo è stato il periodo più drammatico. Si è passati da 14 morti nel 2019 a 52 morti nel 2020, più 38 decessi. Ad aprile il numero a ieri, 21 aprile, è lo stesso dello scorso anno, 15, ma mancano ancora giorni a fine mese. Insomma, il numero dei decessi a Collecchio nei mesi di febbraio e marzo è quasi triplicato rispetto allo scorso anno. Si è passati da 23 a 66. Ma il dato di aprile, sperando non ci siano brutte sorprese, è molto migliore di quello di marzo. Speriamo che continui a migliorare. Di questo ha parlato anche la sindaca di Collecchio, Maristella Galli, in un post che ho condiviso sulla pagina Facebook del comune, dicendo: sta migliorando gradualmente, ma migliorando. Solo nel mese di marzo l'epidemia è stata contrassegnata da continue chiamate al 118,
da molti ricoveri e purtroppo da troppi decessi delle persone residenti a Collecchio. Con uno sforzo ulteriore possiamo e dobbiamo riuscire a far regredire il contagio. Ci aspettano ancora un paio di settimane di pieno rispetto delle regole condivise per poter sperare con indispensabile cautela di riprendere la nostra attività. È proprio nel ricordo di tutti coloro che ci hanno lasciato, nonni e genitori, che non possiamo permetterci di abbassare la guardia. A loro va il nostro affetto e la promessa della nostra perseveranza in difesa dei tempi migliori che certamente verranno. Firmato Maristella Galli, sindaca di Collecchio. L'immagine che vedete è quella del grafico delle chiamate al 118 dell'emergenza ad oggi effettuate dal territorio comunale di Collecchio, parallelo a quello dei conseguenti trasporti in ospedale per casi sospetti o conclamati di Covid-19. Come potete vedere dalle immagini, i momenti peggiori sono stati quelli attorno al 20 di marzo. Insomma, Collecchio, come avete visto, le cose non sono andate bene, ma ci sono importanti e chiari segnali di miglioramento anche di questo numero, anche se, come abbiamo ribadito in tante occasioni nel nostro telegiornale, il calo dei decessi sarà molto più lento rispetto a tutti gli altri. Infatti segue le curve del contagio circa 20-25 giorni dopo rispetto a quelle curve del alle curve del contagio. Ma vediamo adesso i numeri rapidamente relativi al comune di Fornovo. A Fornovo i guariti sono 18, i casi riscontrati sono 43, purtroppo si registrano 5 decessi. Il sindaco ha telefonato a tutte le persone che sono in quarantena, secondo l'elenco aggiornato con i dati dell'azienda sanitaria, per cercare di andare incontro alle loro particolari necessità. Questa è la situazione di Fornovo. Adesso andiamo avanti e vediamo invece Barano Melegari. Il sindaco ha rilanciato nella giornata di ieri un post sui social media, un post che abbiamo trovato sulla nostra pagina Facebook Valceno. Buongiorno a tutti, siamo nel nostro consueto incontro per quanto riguarda le informazioni in merito alla pandemia del Covid-19, quindi mi sento di dire che le cose non stanno andando male. E devo dire che Varano, ovviamente, in questo momento siamo in una fase veramente di tranquillità, non ci sono più casi in ospedale, non ci sono più persone in quarantena, quindi manteniamo questa attenzione che sicuramente saremo tra i primi comuni a uscirne, quindi speriamo che anche gli altri si comportino allo stesso modo in modo tale da debellare questo flagello su tutta la provincia. In questo momento mi sento di fare dei ringraziamenti, volevo ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per questa emergenza, dai medici di base che hanno sicuramente lavorato molto bene sul territorio, quindi le ringrazio, la farmacia Leonardi che si è adoperata per la consegna dei medicinali, ai negozi alimentari che si sono adoperati anche per le consegne a domicilio, alla protezione civile che si è adoperata anche lei per tutta la necessità che erano delle persone con delle problematiche, quindi per le consegne dei farmaci, per la consegna degli alimentari e quant'altro. Mi sento di ringraziare ovviamente tutto il personale del comune di Varano de' Melegari, perché è rimasto quasi tutto presente nonostante le paure che c'erano, perché di burocrazie e di disposizioni ce n'erano veramente tante e a volte c'era da prendere decisioni in tempo reale, quindi mi sento di ringraziare loro. Mi sento di ringraziare, questo lo faccio veramente un ringraziamento particolare, alla gestione della struttura della casa Bonzani del Predarolo, perché veramente sono stati bravissimi, perché non hanno permesso, tra virgolette, che il virus entrasse nella struttura, perché non dobbiamo mai dimenticare che è una struttura che può ospitare fino a 61 persone ospiti, quindi è una struttura di dimensioni importanti, quindi sono stati veramente molto molto bravi. Quindi questo mio accorato, diciamo, ringraziamento lo faccio proprio perché se lo meritano. Per quanto riguarda il proseguo, possiamo dire che prossimamente, quando le condizioni miglioreranno, andremo a fare il lavaggio degli altri marciapiedi all'interno del paese, faremo praticamente una sanificazione di tutti gli edifici scolastici del comune in questi tempi, nell'immediato. E inoltre vi voglio ricordare che sabato è la commemorazione del 25 d'aprile. Ovviamente, visto le emergenze che ci sono, andrò solamente io, poserò al monumento di Montesalso come tradizione una corona d'alloro a ricordo di questo, diciamo, di questo grande evento, diciamo, di liberazione dell'Italia.
Quindi devo dire grazie ai partigiani che ci hanno permesso ovviamente di trovarci in queste condizioni, di essere liberi, e quindi mi sento di fare un ringraziamento. Mi sento anche di dire, se vogliamo, la cittadinanza, visto che non può partecipare, se vuole esporre il tricolore, esporlo alle 15 del pomeriggio, in modo tale che ovviamente si ricordi proprio la fine della guerra e la firma, praticamente la firma dell'armistizio. Segnali di speranza anche dalla Valceno, dove nonostante questo blocco, anche i giovani hanno deciso di mettersi in gioco per poter ripartire e costruire una nuova vita sui territori più belli del nostro territorio, partendo proprio da quelle zone in teoria più ricche, quelle proprio del circondario di Parma. Siamo a Ponte Lecche in Valceno, al confine tra il comune di Bedogna e quello di Bardi, con la titolare dell'omonima trattoria, a cui chiediamo se c'è rischio di non ripartire al termine dell'emergenza. Sì, il problema c'è, perché se non sono affitti sono mutui, il problema c'è, anche se devo dire che qualcosa si è mosso, effettivamente si parla di aiuti e stiamo vedendo che anche magari la rata del mutuo si può spostare un po', certo, dopo sono ammucchiate e bisognerà pagarle. C'è da sperare bene di lavorare, di ricominciare, anche se piano piano, e inventarsi qualcosa, come si fa poi nei momenti un po' grigi in questi posti, ti inventi una cena a tema, ti inventi una suonata e si va avanti così. Io da quel lato ho avuto paura più all'inizio, ecco. Adesso magari vedendo i vari decreti, le varie cose, penso che si potrà risolvere con tanta buona volontà da parte nostra e tanta da parte di chi ci vuole bene, chi ci viene a trovare, chi viene a mangiare, ecco, questo sì. L'aiutante ha il figlio e la sua compagna, due ragazzi e giovani. Ma come è arrivata una scelta così forte da parte di due giovani di vivere qua? Allora, la scelta è stata. Allora, intanto hanno 20 anni, escono, insomma, stanno insieme da un annetto e la scelta è stata prima mia e di mio figlio di venire su qua 6 anni fa. Io abitavo a Corcagnano, avevo il lavoro giù, poi per varie vicissitudini della vita abbiamo dovuto scegliere se stare giù e essere limitati con i progetti che avevamo oppure fare qualcosa di diverso. Mio figlio è sempre piaciuto venire tutti i weekend qua, abbiamo mia mamma e mio papà qua vicino, quindi lui per i nonni stravedeva. E ha continuato per tanto tempo a dirmi: ma perché non andiamo a vivere su? Ci troviamo qualcosa da fare su? Io studio, questo l'ha detto per dire. Ha fatto un paio d'anni di scuola a Bedogna e poi ci è capitato, mentre parlavamo tra noi qua in questo bar, di dire: ma se trovassimo un lavoro veniamo su. E i gestori precedenti hanno detto: se vuoi noi andiamo. E La quindi abbiamo. compagna invece è di Bardi o Di un paesino qua vicino, sempre nel comune di Bardi, ma non proprio a Bardi, e quindi lei abitava già in zona. Ci siamo conosciuti effettivamente per motivi di lavoro. Lei ha lavorato a Bardi in altre trattorie, e quindi un po' per caso è nata questa bella storia, sì. Ed è molto brava a lavorare, devo dire. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni nel nostro territorio. Come vedete, dopo la fase nuvolosa di oggi, che sta scomparendo e delle piogge di ieri, sta tornando il bel tempo che rimarrà fino al fine settimana. Questa è la zona di Bore, come vedete, a 835 metri sul livello del mare. Le temperature sono in costante crescita e miglioramento fino alla giornata di domenica, comprese tra i 3 e i 15 gradi domani, tra gli 1 e i 19 gradi per venerdì, quindi una giornata primaverile. Scendiamo ora di un pochettino di metri, arriviamo a 400 metri sul livello del mare, nella zona di Varsi. Come vedete anche qua, come a Bore, la qualità dell'aria sia da un punto di vista dell'inquinamento che dal punto di vista delle polline è buona. Anche qua temperature più alte rispetto a quelle di Bore, 5-18 domani, 5-22 dopodomani. Ovviamente il tempo rimane lo stesso, bel tempo e sole fino a lunedì. Un altro passo ancora più giù, arriviamo nella zona di Fondovalle, Fornovo, Medesano, Varano Melegari e Collecchio, come possiamo vedere da questa immagine, e qua le temperature sono ancora più gradevoli, quasi, quasi estive, comunque di fine primavera. Temperature comprese tra i 6 e i 10 gradi nella giornata di giovedì, tra i 6 e i 23 nella giornata di venerdì. Venerdì la temperatura più alta si raggiungerà, come vedete, alle ore 17, con 23,2 gradi, ancora più gradevoli. Probabilmente le temperature sabato 10, 24 e domenica.
E con questo è tutto, siamo giunti al termine del nostro telegiornale di oggi. Vi ringraziamo dell'attenzione che ci avete concesso. Vi chiediamo di continuarci a seguire anche nel prossimo appuntamento, quello di venerdì, sempre alle ore 19 sul canale 88. Vi ricordiamo anche che potete seguirci sul nostro sito www.parmense.net, sui siti collegati, ma soprattutto sul nostro canale YouTube, youtube.com/tgparmense, per vedere anche il nostro telegiornale nello stesso momento in cui va in onda sulle frequenze di Radio Teleappennino Parma, Videotaro, canale 88. Grazie per l'attenzione che ci avete dimostrato, domani sera la replica del telegiornale di oggi e l'appuntamento con noi è per venerdì sera. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com. Nonostante il brutto tempo a Pasquetta, il giorno clou, il grande tenzone medievale al castello di Bardi è stato un successo. Numeri più che soddisfacenti. Siamo soddisfatti del risultato di questi giorni. Questa è la dichiarazione di Fabrizio Costa, presidente della cooperativa Diaspro Rosso Onlus, la cooperativa che ha gestito il castello negli ultimi 5 anni e si appresta a gestirlo nei prossimi anni. Noi c'eravamo, per Pasquetta una gita fuori porta con la famiglia, destinazione Bardi. Una bella giornata anche per noi. Nonostante i bambini fossero già stati al castello di Bardi in diverse occasioni, anche questa volta è stata una esperienza molto piacevole. Partendo dall'esplorazione in solitaria dei vari antri e spazi del castello, alla possibilità di imparare a tirare con l'arco, al battesimo della sella, al giro all'interno del museo del bracconaggio, impressionante ed inquietante la mole del lupo che accoglie i visitatori nell'ultima sala, specie agli occhi di bambini che frequentano le scuole elementari. Diverse decine di minuti le abbiamo passate nella sala dove erano ospitati i giochi di intelligenza fatti in legno. Purtroppo infruttuoso il tempo dedicato a cercare di risolvere gli antichi rebus. Dopo la visita alla cima del mastio ed il dovuto saluto a Moroello, uno dei fantasmi più famosi d'Italia, grazie allo scatto dei Ghost Hunter, l'appuntamento con il gran tenzone medievale nella corte interna. Tantissime le persone presenti, nonostante le pareti della corte interna non ci difendessero dai nemici più insidiosi della giornata, il freddo e il vento, che davvero intensi erano per una giornata di fine aprile. I figuranti hanno messo in mostra le loro doti di fronte al principe del castello, prima gli sbandieratori, poi le danze e infine i cavalieri. Scene da film, come hanno detto le bambine che ci hanno accompagnato. In alcune occasioni si sono mostrate preoccupate che qualche fendente arrivasse fin da noi, ma soprattutto per la sorte dei combattenti a causa delle scene di battaglia medievale davvero realistiche. Sicuramente degna di nota l'interpretazione del signore che ha sfidato a singolar tenzone il principe del castello. Voleva, in caso di vittoria, terre e figlia. Un cattivo interpretato magnificamente, dando prova di grande capacità nell'usar l'armi del Medioevo. La battaglia si è svolta tra alti e bassi, accompagnata da grida di disappunto per i cattivi e di giubilo per i buoni, da parte dei tanti spettatori, specie dei bambini. Ovviamente la vittoria è andata ai padroni di casa, tra gli applausi e le grida di gioia dei presenti. Il principe del castello di Bardi si è così potuto tenere figlia e terre, anche se non sappiamo quale ordine avrebbe dato lui a queste due preziose cose. Nonostante sia stata la prima volta che partecipiamo alla manifestazione che si tiene tutti gli anni nei giorni di Pasqua nel paese più alto della Valceno, è stata una bella avventura da raccomandare per i prossimi anni a grandi e piccini, magari nella speranza che il tempo sia più clemente.